ben ritrovati come sempre in questa cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Siete sempre benvenuti nella mia cucina. Oggi ricetta super veloce e super facile come sempre, perché questo è il canale della praticità economica e tradizionalità. Se non l'avete capito andate a vedere gli altri video che parlo meglio. Facciamo lo spaghetto funghi e broccoli. Voi direte vabbè, ma che una ricetta così, andiamo a vedere come la faccio io. Facile, veloce, spendete poco, con prodotti che trovate in tutti i supermercati del mondo, non d'Italia. Allora, come prima cosa metto l'acqua sul fuoco e insieme all'acqua metto i gambi dei broccoli, che non userò perché sono troppo duri, però sono ottimi per farmi uno stock, un brodino, praticamente un brodo vegetale al broccolo fatto in casa. Allora, cosa ci servirà per questa ricetta qui? Io uso del misto funghi che trovate anche nei supermercati tranquillamente, tagliati o non tagliati, quello scegliete voi. Ciuffo di prezzemolo, peperoncino, spicchio d'aglio privo dell'anima e ho cucinato a vapore i broccoli. Adesso padella sul fuoco, mettiamo olio extravergine di oliva, un cucchiaio e mezzo, quello dipende dai gusti personali, se lo volete buono un cucchiaio e mezzo. Poi mettiamo l'aglio a soffriggere tagliato a striscioline. Io non lo trito mai. Quando inizia a soffriggere l'aglio, proprio all'inizio, mettiamo subito i funghi, altrimenti rischiamo di bruciare l'aglio e questa non è proprio una gran mossa. Pizzico di sale, così, e facciamo cucinare a fuoco medio. Allora, dato che i funghi sono freschi non c'è bisogno di cucinarli chissà quanto tempo, quindi io dico un paio di minuti a fuoco medio, secondo me bastano, perché anche il fungo un po' crudino sotto i denti, che rimane un po' croccantino, non ci dispiace. Adesso andiamo ad aggiungere un pomodoro San Marzano. Ricordo, per tutti gli ingredienti andate a vedere sotto il mio video. Pizzico di sale. A questo punto introduco il peperoncino privo dei semi interni, così che il bruciore, quello che fa male, quello che dà fastidio, lo togliamo per lasciare spazio al sapore del peperoncino, la parte buona. E il primo step di prezzemolo, non lo fate soffriggere dall'inizio, altrimenti si brucerà e il sapore sarà amaro. Dopo 30 secondi andiamo a mettere i broccoli fatti al vapore, anche questi sono già salati, quindi non c'è bisogno di mettere sale. Anche questi li lascio così interi, non voglio una purea di broccoli, voglio un piatto bello croccante e colorato. Guardate qui che bellezza. L'occhio anche vuole la sua parte, dai. Dopo un minuto il risultato è questo qui. Broccoli integri, funghi integri e pomodoro a tocchettini. Non si deve sciogliere. Adesso aspettiamo soltanto la pasta, perché questa ricetta è super fast. Adesso l'ultimo minuto di cottura della pasta lo facciamo nella salsa, ok? Quindi passiamo la pasta nella salsa, mettiamo un paio di mestoli di acqua, così. Se avete un mestolo gigante ovviamente non dovete mettere un paio di mestoli, e lasciamo cucinare a fuoco alto questa volta fino a che l'acqua non sarà tutta evaporata. Mi raccomando, se avete la possibilità saltate sempre, perché il salto fa bene alla pasta. E guardate qua che c'è fuori. Adesso impiattiamo o continuiamo a dire cose che non hanno senso veramente. impiattiamo. Guardate qua che bel sughetto che è uscito fuori, che bel colore dei funghi. Questo è un piatto pieno di sapore, pieno, non spendete niente, quella è la cosa più importante soprattutto, e mangiate benissimo, non bene, benissimo. Adesso sbruffatina di prezzemolo, così, poco, non tantissimo, giro di olio sopra, importantissimo. Io metto qualche scaglia di provolone piccante, così, e ragazzi miei, vado a pulire il piatto perché non si può vedere e il piatto per me è pronto. Cuccioli miei, eccolo qua, questo è lo spago funghi e broccoli di Simone con qualche scaglia di provola sopra. Adesso ditemi che è un piatto qualsiasi questo. Ascemi. Mamma mia che piatto, ragazzi, guardate qua, bello, economico, buono, veloce. Ma che ricette vi do io?
Madonna mia, mi dovresti baciare i piedi veramente, guarda. Però è meglio che rifate la ricetta e la mangiate. Mamma mia, buono, buonissimo. Funghi freschi, broccoli freschi, non prendete il congelato almeno per questo piatto qui, perché veramente va così. Stile insalata, una scottata, non deve essere stracotto. Viene un sapore davvero bestiale. Io ve lo consiglio. Rifate la mia ricetta, condividetela soprattutto perché è la parte più importante. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, se è la prima volta che vedete questo faccione. Ci sono più di 350 ricette sul mio canale, andatela a vedere, azionate il campanellino e per ogni ricetta arrivo io con una notifica e dico: ehi, ho fatto una ricetta! E nulla andate a vedere perché sono deficienti. Grazie mille, alla prossima Simone, un bacione.